il dottor Dupuytren, gravemente malato e ormai alla fine della sua vita. E il suo amico prete va a trovarlo. Il loro ultimo incontro è un'autentica festa della grazia di Dio. Come sta? Che cosa è successo? Chi? Il dottor Dupuytren? E alla fine. Ma ripeto, per lei non c'è niente da fare, non si illuda, lei certo non lo conosce. Io non lo conosco. Non era religioso, non sopportava i preti, le chiedo ancora scusa, lo lasci morire in pace. Io devo vederlo! E io le ripeto che non si può. Era sempre così agitato e uno scatto di nervi può rubargli le ultime ore. Ma lui mi aspetta! Chi? Aspetta, un prete! Ma insomma, ci lasci in pace! E questo che cos'è? Gli mostrò il biglietto ricevuto quella mattina. Il medico lo lesse, stupito. Si guardò in giro. Consultò gli altri. Se è così, padre, lo accontentiamo, anche se rinunciamo a capire, ma badi, gliel'ho detto, è in un grave stato di tensione, può dare in smanie, buttarsi dal letto, gli eviti un'emozione troppo forte o sarà tutto finito, entri adagio, piano, prudente. Fu aperta con cautela, senza rumore, la porta della stanza vicina. I due infermieri si posero accanto, pronti ad intervenire. Entrò con passo lento, leggero. Il letto era posto vicino alla finestra. Aveva il capo rivolto in là, fuori, a bere l'ultimo sole della sua vita. Qualche passo ancora. Lo videro sussultare, voltare di scatto la testa in qua, tendersi in tutto il corpo, poi si placò, fissando con gli occhi semispenti la nera figurina che avanzava in lacrime verso di lui, e improvvisamente spalancò le braccia ad accogliere il prete che si precipitò su di lui nell'unico e ultimo loro abbraccio di amicizia. I medici si guardarono in faccia, attoniti. Gli infermieri chiusero la porta. Dupuytren non finiva di stupirli. Non ebbero molto tempo per i commenti. La porta si spalancò di botto e il prete irruppe in sala. Presto, presto, una carrozza! Cos'è successo? È morto? Una carrozza, dico, presto! Ma insomma, dobbiamo pur sapere. E lei chi è per darci degli ordini così? Ci mancava anche il prete adesso! Ma lui era già corso giù per lo scalone e saliva su una carrozza al galoppo verso l'arcivescovado. Era successo che Dupuytren voleva confessarsi per morire in pace con Dio, ma non con il suo prete e amico. Aveva chiesto che gli mandassero, se possibile, il cardinale arcivescovo di Parigi. O non per uno sciocco senso di vanità, anzi, perché voleva che la cosa facesse rumore, che tutti sapessero, per dare un esempio clamoroso a tante anime che come lui attendevano, forse da una vita, il tocco della grazia. Il cardinale capì e accorse. Si chiuse nella stanza col morente, mentre fuori, nella grande sala, i medici commentavano in tanti modi, guardando inquieti quella porta chiusa. E l'abbé andava avanti e indietro come un leone in gabbia, sgranando sul suo rosario infinite e velocissime Ave Maria. Quando, dopo forse un'ora, la porta si riaprì, tutti si fecero incontro all'arcivescovo. Poche calme parole, con un mesto sorriso sulle labbra e negli occhi una gioia di altri mondi.
Signori, uno scienziato di meno su questa terra, un santo di più in cielo. Funerali solenni, rappresentanze, bandiere, autorità, corone, un corteo infinito, poi la cassa, portata a spalle dai giovani studenti di medicina dell'università, poi l'immensa coda della gente. Subito dietro la cassa, nello spazio riservato ai parenti e agli intimi, un largo vuoto pietoso. Proprio vuoto no, colpiva tutti un gruppetto di contadini emozionati, in severo abito di lutto, col tondo cappello a cupolino sotto il braccio, e un piccolo prete che si muoveva qua e là a raccogliere i fiori caduti per terra e li buttava sulla bara piangendo. Un piccolo prete di campagna, di cui nessuno ricorda il nome, semplice e buono, che sapeva amare, sapeva aspettare, sapeva anche sorridere e non aveva paura di morire. Siamo ormai alla vigilia di Natale e spero che questo racconto vi abbia aiutato a preparare nella vostra grotta interiore uno spazio accogliente per il bambino Gesù. Abbiamo anche noi, attraverso questo racconto, incontrato un uomo semplice e buono, che sapeva amare, sapeva aspettare, sapeva anche sorridere. E non aveva paura di morire. È proprio questa la beata speranza che il Natale del Signore può riaccendere nei nostri cuori. Ve lo auguro con tutto l'affetto. Buon Natale!